L'epilogo più amaro di questa partita, dopo un buon primo tempo, quel gol di coda vi ha un po' spento le luci. Sì, perché abbiamo affrontato la partita penso nel migliore dei modi. Siamo entrati in campo concentrati, determinati e con la giusta determinazione per cercare di ottenere la posta in palio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo me. Non abbiamo sfruttato quelle paio di occasioni che ci hanno concesso loro. Una penso abbastanza clamorosa con Pippi. Abbiamo concesso mezza occasione e ci hanno fatto gol. È la terza volta che ci succede nel giro di poche partite, perché sia contro il Ravenna che contro il Padova non abbiamo concesso quasi niente e torniamo ancora una volta con 0 punti. E c'è rammarico perché con così abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi e poi nel secondo tempo abbiamo perso due giocatori importanti come Cammarata e Palladini che uno ci dava una mano per cercare di tenere sulla palla, per cercare di farci respirare un pochino dietro, e Ottavio invece per recuperare i palloni, per cercare di darci una mano in tutte le situazioni ci sono mancati. Dobbiamo ripartire perché dispiace perché vedo la classifica e le altre non hanno fatto risultato, era un'occasione importante che non siamo riusciti a sfruttare. Purtroppo era un'occasione importante, un'occasione per accorciare ulteriormente il distacco che c'è dal Monza. Una ripresa è dovuto soltanto al gol preso, poi la Samp è scomparsa, oppure c'è stato anche qualche problema fisico? C'erano dei calciatori che rientravano tipo Magnani dopo un lungo periodo, non c'erano cambi a centrocampo in pratica. No, è normale che magari un giocatore che è assente da un pochino di più possa subire nel corso della partita, soprattutto verso la fine, un calo fisico che ci sta. Comunque si è fatto un'ottima partita e chiunque è stato chiamato in casa ha cercato di dare il massimo. Ci mancano giocatori importanti, soprattutto là davanti, i vari Titoni, i vari Morini che ci davano una mano importante soprattutto. Poi ripeto, abbiamo perso due giocatori importanti e il gol che abbiamo preso un po' così su una situazione. Un mezzo tiro in porta, abbiamo subito gol e forse ci ha tagliato un pochino le gambe quella situazione Io faccio ogni tanto qualche piccola ricerca. Io penso che il numero di partite che abbiamo perso quest'anno, prima della guerra, qualche volta, perdere in casa, insomma, è più grave di quasi tutte le cose che possono accadere. Non ho visto la grinta, non ho visto la reattività oggi. Che succede? che lei non abbia visto la grinta, io non ho visto questo tipo di partita perché. Se mi dice in qualche situazione del secondo tempo posso dare la ragione, ma che in un primo tempo non sia scesa in campo una squadra determinata e convinta di fare un risultato importante, io evidentemente ho visto un altro tipo di partita perché non penso che non abbiamo dato dimostrazione di voler ottenere un risultato importante. Poi. Diciamo anche che dopo l'uscita, però, dice giustamente, l'uscita di Palladini e di Cammarata vi hanno spento un po' le luci, anche nella manovra avete cercato di buttarla sui lanci lunghi ma senza riuscire a sfondare una Cremonese che dopo il gol ha arretrato il baricentro e non ha fatto nient'altro per tutta la partita. Sì, loro una volta fatto il gol hanno cercato di tenere palla, hanno fatto girare palla con i giocatori importanti che hanno e ci hanno messo in difficoltà e noi non riuscivamo a riconquistare palle per poterci portare in fase offensiva. Dobbiamo lavorare di più perché dati alla mano facciamo fatica magari a far gol, evidentemente è un problema di squadra che dobbiamo cercare di lavorare ancora di più perché sennò è difficile vincere partite. Quindi non abbiamo alternative che continuare che cercare di lavorare, cercare di scalare posizioni per fare poi conti alla fine. Domenica, Santi, sabato, assesto San Giovanni, diciamo che inizia una serie di scontri diretti, il prosesto, poi seguire tutte le altre fino ad arrivare al 25 aprile, al 26 aprile che c'è il Venezia. Sono Sì, quattro, sì. tre partite che a questo punto rivestono qualcosa di importante. Abbiamo tre scontri diretti e dobbiamo cercare di ottenere i più punti possibili partendo da sabato e cercare di mettere da parte questa prestazione che abbiamo fatto oggi e ripartire cercando di fare risultare importante sin da sesto sabato.